C'era una volta un bellissimo videogioco, che per alcuni era più un film che un videogioco. Un bel giorno decisero di fare una serie TV per mettere tutti d'accordo. Fu un successo e vissero felici e con... Sì, aspetta e spera. Non vi stavamo aspettando così presto. Un attimo che arriviamo. Ci prepariamo subito, eh? Aspettatevi. Basta con queste serie TV, tutte fatte male. Ah. Salve viandanti del web, io sono Lux. Io sono Rhyme e benvenuti all'Arcadia Cafè. Dopo l'annuncio della serie TV su The Last of Us, i fan del videogioco sono letteralmente impazziti. Hanno iniziato a dire cose del tipo: oh mio Dio, ma Ellie sembra strabica! Oppure: ma perché devono rovinare il mio videogioco preferito? Come osano? Ma deve essere preciso uno a uno come il gioco deve durare 16 ore. Bisogna guardarla col controller. Mamma mia, se non fanno così se esplodo. The Last of Us è un franchise che si è guadagnato orde di fan. Hai capito? Orde, un gioco sugli zombie. Ma altrettante orde di haters. Queste forse più affamate, che volevano mangiarsi tutti i fan, tutte le copie, tutte le remaster di remake e in questo caso la serie TV. L'hype per questa nuova serie è inimmaginabile. Forse perché speriamo che una volta tanto ne uscirà fuori una trasposizione decente. Certo, aspetta e spera. E se da una parte c'è già chi inneggia il miglior adattamento di videogioco ever e chi dall'altro lato grida la blasfemia contro il suo titolo preferito, poi ci siamo noi, Arcadia Cafè, imparziali, forti e potenti dei, che andremo a fondo della questione per rispondere a una delle domande più spinose di sempre. Gli adattamenti sono spazzatura oppure no? Innanzitutto, e tenetevi forte, vi sveliamo un segreto incredibile. Non serve fare adattamenti uno a uno di qualsiasi cosa. Grazie. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di commentare questo video con le vostre impressioni. Alla prossima! Per creare una buona trasposizione, infatti, non è necessario tradurre parola per parola, momento per momento e ogni minimo dettaglio dell'opera di partenza uno a uno, altrimenti si rischia l'effetto cannarsi. Non è scritto da nessuna parte che Joel della serie TV debba avere ogni singolo pelo di barba uguale a quello del videogioco, o che la lunghezza della fronte di Bella Ramsey debba essere perfettamente adiacente a quella di Ellie, secondo l'angolazione astrale della sua coda di cavallo, eccetera eccetera. Sicuramente l'impatto visivo degli attori che sono stati scelti per interpretare i nostri protagonisti ha causato più scalpore. L'aspetto estetico dei personaggi è caratterizzato dal loro spirito e la loro estetica è costruita a partire da quello. L'aspetto di Joel riflette la sua anima di uomo sopravvissuto, di uomo distrutto. Cioè, in pratica, un vecchietto che contro ogni avversità ha un compito più grande di se stesso, che è quello di consegnare un enorme pacco. Praticamente Babbo Natale il 25 dicembre. Stessa cosa vale per Ellie. Se nel videogioco hanno voluto sottolineare la sua innocenza rendendola quasi una ragazza anime, nella serie TV hanno voluto darle un aspetto più realistico, più plausibilmente segnato da quello che ha vissuto. L'aspetto non è universale, ma rispecchia il contesto in cui sono immersi, ed è quindi normale che nella serie TV, non volendo creare un effetto cosplay, abbiano scelto degli attori leggermente diversi, ma che gridano sopravvissuto da tutti i pori. Ma perché avranno scelto quindi questi attori? Perché erano più adatti al contesto della serie TV? O perché sapevano che in fondo vi stareste tutti triggerati cavalcando l'onda dell'indignazione parlando male della serie TV e facendola automaticamente pubblicità? Ci siete cascati, stacce. E qua si potrebbe inserire il grande classico: lo fanno solo per soldi! Ma ne parleremo più tardi. Molti si sono sentiti proprio traditi da questa scelta di cast, poverini, gli hanno rovinato il gioco preferito, adesso la loro vita non avrà più senso. Che poi in tutto questo tradurre, che cos'è che significa davvero? Vi sorprenderà scoprire che l'etimologia della parola tradurre è proprio tradire, quindi un fondo di verità
c'è a tutti quelli che si sentono traditi da queste scelte. In quella palla stratosferica che è la coscienza di Zeno, spoiler, è bello, è la scuola che è una palla, viene spiegato benissimo questo concetto del tradurre e tradire. In pratica ci sta sto tizio Zeno che c'ha i problemi, è un disagiato che si fa mille pippe mentali per qualsiasi cosa, tipo oh mio Dio metto il calzino lungo, il calzino corto, la mia vita non ha senso, e il suo psicologo dice ma tu sei pippe mentali scrivile, così ti do una mano. E Zeno solo pensando al procedimento di mettere per iscritto i propri pensieri come hanno fatto gli autori di The Last of Us la serie, inizia a sentirsi tradito perché pensa di mettere per iscritto delle falsità e di non riuscire a dire la verità. Cioè proprio nel trasporre i suoi pensieri su carta, Zeno ha paura di tradirsi da solo. E quindi non è che i creatori della serie sono degli esseri malvagi che hanno come unico obiettivo rovinarvi la wife o lo sbando di turno, mettendoci due tizi che sembrano lì appiccicati con l'attack. Semplicemente stiamo parlando di due media completamente diversi, un videogioco e una serie, che hanno anche ritmi diversi. Cioè pensateci, non vi verrebbe mai in mente di giocare a Skyrim o a Doom dallo schermo della vostra auto di ultima generazione, con Siri che vi parla nelle orecchie e la polizia alle calcagna. Nel processo di trasposizione e di adattamento si può sì tradurre un'opera in maniera fedelissima in scala uno ad uno, ma potrebbe essere necessario raccontare la storia in modo diverso, vuoi per alcune idee degli scrittori, vuoi per esigenze artistiche, vuoi per tempistiche e ritmi diversi, vuoi perché una serie TV non te la puoi guardare col controller in mano. L'interazione nelle serie TV e nel cinema esiste, ma il modo in cui viene è molto diverso rispetto ai videogiochi. E quindi toccando un po' qua, un po' là, facendo una spuntatina su e giù, a volte si fanno dei casini irreparabili, a volte si fanno anche delle opere degne di nota. Non stiamo dicendo appunto che sia facile, ma quando riesce questa magia, spunta fuori un'opera che ha vita propria e che ha senso di esistere sia complementariamente al videogioco, sia a prescindere dal videogioco. E lo sapete qual è un'altra opera che prende pezzi di storie come gli pare, li attacca con la super percolla per creare un qualcosa di magico e meraviglioso? Dove la sorellastra di Cenerentola diventa una barista transessuale e la fata madrina invece il villain più inquietante di sempre? Oh porco Dio! Forse con Shrek stiamo andando un po' oltre, ma per spiegarvi questo concetto possiamo prendere una grossa multinazionale che sono secoli ormai che fa cartoni animati e riscrive storie già scritte. Stiamo parlando di Disney e dei suoi classici, che spesso sono storie famose, favole, fiabe, che vengono reinterpretate e adattate per renderle adatte a tutti, soprattutto ai bambini. Perché? Davvero credevate che tutte le principesse vivessero felici e contente? Come diceva qualcuno, aspetta e spera. Ariel muore male e perde la voce. Cenerentola si taglia le dita dei piedi e Biancaneve coi sette nani viene Ok, credo che si sia capito. Viviamo da anni immersi nella riscrittura. Sono un'infinità le storie già scritte che hanno lasciato un segno, i personaggi che portiamo nel cuore. E non è fondamentale scrivere un nuovo mondo ad hoc per ogni storia. Si può attingere a cosa è stato già scritto, a cosa ha avuto già successo. E sì, che vi piaccia o no che si tratti di prodotti indie fatti nel garage della nonna o di grosse produzioni di multinazionali da boicottare, c'è sempre un obiettivo umanitario. Dovranno pur magnasti qua, no? Lo si fa sempre anche per soldi. Non vi verrebbe mai in mente di andare a dire a un pizzaiolo venduto lo fai solo per soldi. Purtroppo, raga, con la passione non ci si pagano le bollette. L'industria dell'intrattenimento è un mondo estremamente complesso e per quanto questo sistema sia criticabile a ragione, in qualche modo gli artisti dovranno pure sostentarsi. A maggior ragione quando parliamo di grosse produzioni come The Last of Us, ci deve essere una sicurezza di ritorno economico. Si tratta comunque di un investimento importante. Detto questo, c'è un'enorme differenza tra un prodotto senza anima che spreme fino al midollo una storia e dei personaggi solo per monetizzare e un'opera intelligente che sfrutta i mondi che tutti amiamo per raccontarci storie nuove e significative. Lo stesso The Last of Us, il videogioco, è praticamente il Signore degli Anelli però con gli zombie, ma ne abbiamo parlato in un altro video. Noi ad esempio fortunatamente giriamo a largo da hype e odio vari che si scatenano ogni volta che esce qualcosa. Non guardiamo manco i trailer a volte. Sostanzialmente andiamo in battaglia totalmente impreparati e con lo scudo di assi di Bloodborne. Ma in tutto questo, cosa aspettassi quindi da questa serie? Come approcciare? Sicuramente non andando a sottolineare ogni minimo dettaglio, ogni differenza con il videogioco. Perché se volevate giocarvelo, hanno fatto pure il remake su PS5 e adesso c'è anche su PC. Prendiamola più alla leggera e facciamoci meno il sangue amaro. Più che altro concentriamoci
lasci sulla ciccia, sulla narrativa. Sarà una storia scritta bene? Avrà un buon ritmo? La fotografia sarà una figata o sarà normale o sarà una cagata? Perché ragazzi, un problema dell'hype è che spesso tendiamo a dire o è una figata o è una merda. Potrebbe essere anche qualcosa di normale, anche se speriamo che sarà qualcosa di rivoluzionario, perché serve. Su questo canale sicuramente vi racconteremo la nostra quando vedremo la serie TV, con una recensione scritta con passione ma soprattutto col cervello. Detto questo, speriamo di rivedervi presto su questi lidi viandanti del web. Ora è tempo per noi di andare. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare qui sotto, mettere un mi piace al video, condividerlo con vostra nonna e i vostri amici se vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!